Bella a tutti, raga, bentornati sul mio canale YouTube. Nel video di oggi vi faccio vedere una scarpa che è una delle più attese del 2020, se non la più attesa, che è stata rinviata anche varie volte per, insomma, per colpa della quarantena e del Covid. E si tratta di una delle sneaker che, appena stata svelata, diciamo, è stata subito quotata su StockX e nei maggiori siti resell a prezzi altissimi per quanto riguarda questa Jordan, che adesso vi farò vedere. La scarpa, come vi dicevo prima e come avete già letto dal titolo probabilmente, si tratta della Jordan 1 in collaborazione con Dior, che è stata prima mostrata per la prima volta in sfilata per la Pre-Fall Winter 2020 di Dior, che era quella appunto dove compariva anche la collaborazione con Sean Stussy. Questo paio me l'ha prestato gentilmente per questo video la pagina Instagram di Resell Slang Street. Trovate il link per andare a vedere la loro pagina e che cosa vendono, e per avere anche ulteriori informazioni su queste sneakers al link in descrizione sull'Instagram appunto di Slang Street. Potete seguirli o mandargli un DM per avere più informazioni riguardo a queste sneaker. Si tratta di un prodotto made in Italy, quindi una Jordan made in Italy, che non succedeva da parecchio tempo. Mi pare le ultime made in Italy fossero una serie, una delle Pinnacle, delle Jordan 1 Pinnacle, e ha questi colori grigi, bianchi e con un icy sol, caratterizzata dalla scritta Dior su una scarpa, quella destra, e dal logo, il Wings logo, con la scritta Air Dior sulla scarpa sinistra. Air Dior che troviamo anche sul Wings logo, ovviamente, sui lati di ogni scarpa. Come potete vedere, lo swoosh è caratterizzato da un tessuto jacquardato, praticamente, del monogramma oblique Dior, che è stato, diciamo, rimpicciolito rispetto alla grandezza naturale che troviamo di solito sulle borse Dior, sugli accessori e sui capi. Stesso oblique si trova anche sulla linguetta. Adesso lo faccio vedere un po' meglio. Vedete? È tono su tono, si nota leggermente, oltre ad avere poi la scritta Dior Air qua sulla tongue. Troviamo altri dettagli, come ad esempio la scritta Dior all'interno della suola e poi, diciamo, uno shoe tree all'interno. Adesso sto rimuovendo con molta cura per non fare danni, che in questo caso di solito sulle Jordan è semplicemente di cartone, qua invece è di plastica lucida con il logo Jumpman. E all'interno del box ci stanno ulteriori accessori che adesso vi mostrerò uno per uno. Nel box, appunto, oltre ai due sneakers ci stanno questi lacci, che sono bianchi, un laccio di ricambio, questo charm argentato col Jumpman e che dietro c'è la scritta Air Dior incisa, e un ulteriore charm con appunto il Wing logo con scritto Air Dior, tutti imbustati separatamente. E inoltre ci stanno delle insoles intercambiabili, poiché quella di base di insole è grigia di tessuto con la scritta Dior stampata, e poi ci stanno un ulteriore paio in pelle embossed, vedete, con la scritta Dior oblique, il monogram Dior oblique in rilievo, vedete, in 3D, su entrambe queste insoles intercambiabili. Quindi questa è un'ulteriore chicca all'interno del box. Essendo un early pair, il box non è presente, poiché questa era uno dei, appunto, dei primi paia rilasciati. E all'interno di ogni sneaker, su ogni scarpa, qua ci sta un codice, c'è una targhetta di pelle nera con scritto il codice, ovvero il numero di serie. Questa è X, adesso non posso rivelare il numero, però c'è il numero su slash, quindi 8500. Adesso vi faccio vedere, vedete, su 8500, non so se si vede, eccolo qua, impresso, stampato in argento. La scarpa ha un ottimo odore, non puzza come le paia ovviamente made in China o made in Vietnam, prodotte di solito le Jordan, perché appunto qui sono made in Italy. In teoria è pelle di altissima qualità, non mi sembra troppo burrosa, diciamo, però poi ovviamente uno le dovrebbe indossare per andarci in giro, a camminarci, per capire se appunto è una pelle che è di buona qualità e se tiene bene quando la si indossa. La scarpa in teoria ha un prezzo retail di 2000 euro, verrà data appena verrà rilasciata la collezione, dovrebbe essere nelle prossime settimane, solamente ai top clients di Dior, ovvero la gente che l'anno scorso ha speso più di una certa soglia nelle boutique flagship, quindi quelle proprietarie di Dior. Un ulteriore dettaglio sono i lace tips di entrambe le scarpe, di entrambi i lacci, set di lacci, che uno ha, non so se riuscite a vederlo, probabilmente no, ma uno ha inciso il Jumpman, e sull'altro c'è incisa
la parola Dior, quindi diciamo un ulteriore dettaglio su queste sneaker che appunto già partono a un prezzo di partenza retail per chi se le potrà giudicare tramite le boutique Dior di 2000 euro, e poi appena erano state, diciamo, erano usciti i primi early pair su StockX si aggirava inizialmente la partita a 20.000 euro, poi alcune size addirittura a 80.000 euro saranno venduti su StockX. Poi nei mesi più recenti, dopo che la release è stata posposta, dunque è stata spostata in avanti, e Nike evidentemente ha contattato StockX e gli ha detto di rimuovere tutte le paglie in vendita sulla piattaforma. Infatti adesso se provate a vendere su StockX una di queste scarpe, ti dice che non si possono vendere, e se non era lì release dice che è troppo presto. Quindi questa è una misura di prevenzione che evidentemente hanno messo in atto sia Nike che Dior nei confronti di StockX. Però appunto un paio come questo, insieme anche ad altri sneakers, li potete trovare sull'Instagram di Slang Street. Vi ho lasciato il link in descrizione. Vi ricordo che appunto questa è una delle ultime collab rilasciate da Dior, assieme a quella appunto di Sean Stussy, dovrebbero uscire nelle boutique. Cioè, queste non le vedrete mai nelle boutique, però insomma i fortunati possessori di un account VIP o gli influencer a cui arriveranno potranno indossarla assieme alla release di anche un intero pacchetto di vestiti, di abbigliamento. Vi lascio qualche foto qua del lookbook, che tra l'altro alcuni scatti sono stati indossati anche da Travis. Abbigliamento che sinceramente non mi fa impazzire, mi sembra abbastanza basic, senza molta fantasia. Hanno un po' schiaffato i loghi ovunque, ma tant'è. Oppure indossarle con appunto gli stessi capi che sono stati mostrati con queste sneakers durante la sfilata, ovvero la collab con Sean Stussy. Vi ricordo ancora che questo paio, assieme ad altre sneakers, trovate in vendita sulla pagina resell Slang Street, che ringrazio ancora per avermi permesso di fare questo video con le Dior Air Jordan, che in Italia non ha praticamente nessuno. Noi ci vediamo prossimamente sempre qui sul mio canale YouTube o sul mio Instagram, e grazie ancora per la visione. Ciao a tutti.